partiti questa mattina alle ore 5 da Novi Ligure, in Pullman. Abbiamo attraversato mezza Italia e siamo arrivati ad Ancona. E a 1:30 abbiamo preso il traghetto. Che fine farà la quarta A? La nostra capogitta, la professoressa Santa Maria, ce lo spiegherà. Oh capitano, mio capitano! Oh capitano, mio capitano! Dove ci porta? Ad Atene! Sì! Ragazzi, finalmente quest'anno siamo riusciti nuovamente a tornare in Grecia. Voi siete stati quelli fortunati per scelta. Andremo ad Olimpia a visitare il Sacrario, che abbiamo studiato in seconda, in prima? Esattamente in seconda. Esattamente in seconda, bravo. Poi andremo a Micene, patria di Agamennone, a visitare le tombe, a Tolos, ve le ricordate? La porta dei leoni. Bravissimo, bravissimo. Poi andremo a Epidauro, il famoso teatro. Poi andremo a Corinto, Atene cosa andremo a vedere? L'Acropoli. Il più grande autore, il più grande scultore? Fidia. Vi ho promosso e sono contenta. Va bene. Poi andremo ancora a Delfi, chiuderemo il giro, ritorneremo a Patras, poi torneremo a casa. Siete contenti? Sì! Bene, sappiate che alla fine faremo compitino. No! Le motivazioni sono naturalmente quelle didattiche e non solo, è per la vostra cultura. La Grecia è qualcosa di fantastico, è la culla della nostra civiltà anche occidentale, per cui deve essere una meta per la vostra esistenza. A partire, benvenuti a Patras, questa città che ha 220.000 abitanti. Il mio nome in italiano fa Emanuele, visto che sono greco, se ve lo ricordate chiamatemi Manos, una mano più una S fa la vostra guida per i prossimi giorni. Hi guys, we have just arrived in Greece. Olimpia, antica città del Peloponneso, famosa in tutto il mondo perché nel 776 a.C. nacquero i giochi olimpici. Ora Olimpia è un piccolo paese di soli 1200 abitanti, però resta un luogo simbolo conosciuto in tutto il mondo proprio per la particolarità della manifestazione nota qui secoli fa. Era infatti una festa sportiva e religiosa che univa tutti i greci in un lungo periodo di tregua dalle guerre, e questo spirito di pace e fratellanza è riuscito a trasmettersi sino ai giorni nostri. Discipline sportive praticate erano la corsa, la lotta, il lancio del disco, del giavellotto, competizioni tra ragazzi e gare equestri. Il famoso pentathlon consisteva proprio nella gara della corsa, del salto in lungo, nel lancio del giavellotto, nel pugilato e nelle gare equestri. Alle gare potevano partecipare solo gli uomini, alle donne era vietato anche l'ingresso allo stadio come spettatrici. L'unica figura femminile era la sacerdotessa Demetra, che premiava il vincitore, vennero sospese nel V secolo d.C. Le Olimpiadi moderne vennero riprese da De Coubertin nel 1896. Noi abbiamo visitato il sito archeologico al mattino presto, l'atmosfera ideale per immergersi nel mistero di un passato così evocativo. Da lontano abbiamo visto le rovine del Tempio di Zeus, dove si trovava la gigantesca statua Crisoe Infantina, realizzata probabilmente da Fidia, intorno al 460 a.C., una delle sette meraviglie del mondo conosciuto. Poi ci siamo avvicinati all'altare della Dea Giunone, in cui ogni 4 anni, con una grande lente, si accende la fiaccola olimpica. Nel museo archeologico abbiamo ammirato i frontoni originali del Tempio di Zeus. Anche noi abbiamo organizzato una gara di corsa, e indovinate chi ha vinto? Una ragazza. Micene è situata nell'Argolide a 12 km di distanza dal mare. Durante tra il 14 e il 1100 a.C. è stato uno dei centri economici, politici e militari più importanti nella storia micenea. Un illustre Erik Schliemann, archeologo, ha scoperto la famosissima Micene e alcuni
pezzi storici e là il portale dei leoni. Della moglie che è in destra e dell'amante di tesoro di Atreo fu ritrovato dentro le mura al Museo Nazionale. Il teatro è stato realizzato nel 340 a.C. su progetto dell'architetto Policleto il Giovane. È caratterizzato dalla perfezione e armonia di proporzioni nell'architettura. L'eccezionale acustica è ottenuta soltanto su basi empiriche. La voce giunge ai piani più alti amplificando ogni minima variazione sonora. È costruito con un attento calcolo delle dimensioni dello spazio scenico e della curvatura delle gradinate. Viene adibito inizialmente alla rappresentazione di tragedie, le quali parlavano delle virtù e della fragilità dell'uomo. Ora la quarta A vivrà la sua tragedia greca. La prof Santa Maria, a sorpresa, consegna le verifiche scritte di storia dell'arte. C'è un risvolto anche scolastico delle tragedie. Io ho corretto i compiti, mi sono portato i compiti, ho fatto tutto questo lavoro quando eravamo in nave, quindi e adesso io vorrei consegnarvi. Va bene, così almeno salutiamo un attimo. Su. Mugherino. Benvenuto. Ci tenevo a darveli perché intanto siamo tutti insieme così non dovete aspettare l'arrivo, cioè la settimana successiva. Non sono stata contenta. Abbiate pazienza, avevamo lavorato tanto. Voi siete una classe che lavora anche abbastanza, diciamo bene, questo è stato un... Vi ho portato in Grecia, non sono stata contenta. Tutti rimandati di storia dell'arte. Lo stadio Panathinaikos è stato costruito a fine 1800, inizio 1900 e terminato nel 1906. È uno stadio completamente in marmo, ma è il simbolo della città, ma non è più in uso a causa delle strette curve dello stadio. È comunque simbolo e ha ospitato molte olimpiadi alla fine. Ora è utilizzato per i concerti del mondo. Il Museo Archeologico Nazionale di Atene fu fondato nel 1834 ed è uno dei più importanti musei al mondo. Al suo interno sono conservate opere di arte ellenistica, ma sono presenti anche reperti egizi e romani. Durante la nostra visita abbiamo potuto osservare il cronide di Capo Artemisio, risalente al 200 a.C., una delle poche statue bronzee ad aver resistito al tempo. Inoltre sono esposti vasi e sculture ellenistici e la famosa maschera di Agamennone, rinvenuta a Micene da Schliemann nel 1876 e risalente al 1500 a.C., la quale è uno dei pezzi più celebri del museo. Forse è inutile sintetizzare in poche frasi la storia, i miti e le leggende che traspirano da questo sito archeologico. A voi la magia delle immagini, a noi il ricordo di Manos, la nostra guida e l'amore e la passione che ha saputo trasmetterci, facendoci sedere in cerchio intorno a lui in uno dei posti più belli al mondo, ricordando i miti e le leggende della sua gente, che sono miti e leggende ormai condivise in un'unica cultura, che è quella dell'Europa mediterranea. Grazie Manos. Colle dell'Icabetto. La classe quarta A tenta disperatamente di cimentarsi nel tipico ballo greco. Voto 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eccoci Delfi, una delle città più belle e ricche di storia dell'antica Grecia. Sorge sulle pendici del Monte Parnaso e domina tutta la regione della Focide. In antichità fu una delle città più importanti dal punto di vista politico, religioso, economico e storico. E fu scelta come ombelico del mondo. Ma come? È importante ricordare la storia, il mito di Zeus che fece volare partendo da Atene due aquile. Queste direzionate verso est e verso ovest si incrociarono esattamente sopra Delfi e lasciarono cadere un oggetto importante, una pietra che indicò Delfi come la città più importante e quindi fu scelta come centro del mondo. A Delfi, nel tempio di Apollo, ricordiamo una figura particolarmente importante, l'oracolo, la Pissia.
Le persone si recavano in questo posto per conoscere il proprio destino, il proprio futuro, e la Pizia, attraverso frasi sconnesse e di difficile interpretazione, disegnava il loro cammino. Ancora oggi avviene la processione per farsi predire il proprio futuro dalla Pizia. Oh Pizia, quale sarà il mio futuro? Oh Pizia, quale sarà il mio futuro? Abbiamo conosciuto persone, la cui storia si basa su miti e leggende che descrivono le debolezze e le virtù dell'animo umano. Un popolo che purtroppo sta vivendo una profonda crisi economica. Sono molto simili agli italiani. Ti accolgono calorosamente, ti ritengono il loro amico. Il sorriso, l'abbraccio, è il loro modo di ringraziarti. Ed è comune a molti popoli del Mediterraneo. 2, 1, viva!